ma finisca a paesi ostori non stranieri. Ok, puoi passare sulla DAO, sviluppo. Allora, la questione è che, in generale, quello che succede quando uno sviluppa... Scusate. Funzionava. Ah, ecco. Allora, dunque, sono tornato tra voi. Che succede? Noi possiamo decidere di sviluppare una cosa per volta. Quanti di voi hanno visto i progetti di sviluppo software o di comunicazione online affrontare un problema per volta? Controprova. Quanti di voi in genere lavorano su 856 cose contemporaneamente in uno stato di emergenza? Ok, c'è cioè comunque una forte terra di mezzo che non ha fatto le mani in nessuno dei due casi, per cui sarà molto ovvio. C'è qualcuno che lavora su un paio di cose contemporaneamente in forza? Nessuno, quindi avrei mentito. Perfetto. Allora, ipotizziamo il caso in cui ci sia solamente, non si legge, ve lo dico io, è tutto mono, di monotasking, stiamo lavorando su una cosa per volta, o in ogni momento. Per cui, abbiamo visto, se vai su... Per cui abbiamo ipotizzato di fare prima la funzionalità E, che vale 25, che ci richiede solamente 2 giorni, poi la funzionalità A, che vale 35, però ci richiede 8 giorni, però è comunque una delle più fruttuose. Benissimo, andiamo a vedere che cosa succede. L'abbiamo ordinato quindi per ritorno di investimento. Facciamo prima quelle con ritorno di investimento alto e poi le successive. Per cui abbiamo, dopo 2 giorni finiamo la funzionalità E. Ah, non si vede, ho proprio sbagliato. Questo è giallo. Dopo 2 giorni finiamo la storia della funzionalità E e cominciamo con la funzionalità A per gli 8 giorni che ci vogliono. Dopodiché cominciamo con la funzionalità C e via dicendo fino a finire tutte quante. Dopo 50 giorni, se vedessimo più, vedremo il nostro progetto con queste funzionalità completato. Benissimo. Cosa succede in queste condizioni? Succede che alla fine, se noi ipotizziamo che le storie e le nostre funzionalità rendano quel ricavato ogni giorno, se andiamo ad ammucchiare tutto il ricavato alla fine di 50 giorni, vediamo che raccogliamo 3.727 euro. Ok? Scusate, sono un po' confuso perché mi aspettavo questi problemi tecnici. Comunque, sostanzialmente cosa succede? Succede che se la apriamo ad una cosa per volta e la rilasciamo ogni volta che la finiamo, abbiamo un guadagno di un ricavo di 3.727 euro. Il che significa avere un ritorno di investimento del 280%. E questo è il nostro caso base. Quindi dice, vabbè, ok, ma non so se è tanto o poco, perché ovviamente sì, non abbiamo termini di paragone, non abbiamo una baseline con cui confrontare questo valore. Il discorso cambia. Se decidiamo di lavorare, come vedete, su due funzionalità per volta, per cui finita la prima, dopo i primi 4 giorni iniziamo con la terza, finita la seconda iniziamo con la quarta, eccetera, eccetera. Che succede qui? Succede che mentre lavoriamo la prima e alla seconda contemporaneamente, i tempi di rilascio si allungano. E uno dice, ma che danno c'è? Tutto sommato, il tempo che posso lavorare ogni giorno è quello, alla fine invece di rilasciarmi una sola, ne rilascio il doppio qualche giorno dopo, sarà invariato. Nel frattempo posso sfruttare i tempi morti, posso divertirmi anche di più perché cambia argomento durante la giornata. Beh, però banalmente se uno va a vedere, siccome noi possiamo ottenere il ricavato delle nostre funzionalità solamente dopo averle rilasciate, vediamo che con questo schema di rilascio alla fine, banalmente sommando il ricavato tutti i giorni, scendiamo da 3.727 euro a 3.187. con un ritorno di investimento che va giù dal 280% al 225%. E questo non è un'opinione. Cioè, in un modello così semplice, in realtà è un po' di calcolo molto esteso, però è abbastanza semplice, semplicemente si tratta di fare una cosa al giorno e quando è pronta rilasciarla, farne due al giorno e quando sono pronte rilasciarle. Alla fine sommo i ricavati fatti, nel secondo caso il ricavato è più basso, nella stessa unità di tempo, il che significa che il ritorno di investimento è più basso, e su questo nessuno qui in questa sala può avere dubbi, perché l'abbiamo appena appurato. Chiaramente il discorso peggiora se scende giù, se andiamo a farne 3 per volta al giorno. Per cui facciamo le prime 3, finita la prima iniziamo la quarta, finita la seconda iniziamo la quinta e via dicendo. Lì vediamo come il ritorno di investimento scende addirittura al 187%.
ve lo preannuncio, chiaramente il ritorno di investimento va giù esponenzialmente, quindi molto più rapidamente che la linearità con cui aggiungo cose da fare ogni giorno. Caso chiuso, torniamo sulle slide. Benissimo, quindi cosa dobbiamo ottenere noi per fare business online? Perché online è il mercato online è quello da cui abbiamo la risposta più rapida e quindi questo comportamento è accentuato. Se noi possiamo avere una risposta nel giro di poche ore dal nostro pubblico, come abbiamo appena avuto modo di apprezzare, è evidente che aspettare settimane rispetto a questo feedback dal pubblico e a questo introito dal pubblico è particolarmente dannoso. Quindi, innanzitutto, per aumentare il nostro ROI dobbiamo consegnare prima. Consegnare prima anche un prodotto parziale, per cui non ci interessa consegnare 100 cose fra 100 mesi, ma ci interessa consegnarne una al mese durante tutto l'arco dei 100 mesi. E quindi, perché questo è un problema, uno potrebbe dire, ma come faccio? Infatti, gli imprenditori bravi online sono quelli che rilasciano, che inventano il proprio prodotto in maniera incrementale. Pensate a Google. Google è come una form per cercare su web, adesso è tutta una pletora di funzionalità che stanno creando un ecosistema e ogni applicazione, ogni aspetto dell'ecosistema è soggetto alla stessa incrementalità, perché Google Doc e Gmail non sono nate come li conosciamo oggi. Andiamo avanti. Per cui magari in realtà addirittura potremmo avere una politica di pay per views, che è infatti particolarmente suitable per le applicazioni social. Per cui in realtà è io quel ricavo che posso ottenere lo ottengo appena il cliente, o utente in questo caso, usa la mia nuova funzionalità. Per cui la migliore metrica possibile, stiamo lì a discutere di metriche, ci sono dei list dello sviluppaggio, come misuriamo la performance del processo? I soldi. Per cui se la funzionalità è stata rilasciata al tempo giusto, vedremo il nostro ROI aumentare. Se i sistemi di turismo online, per esempio un sistema come Vendere.com che ha un traffico sostenuto, i miei amici che fanno interaction design di Travenere hanno una Google Analytics che è una miniera d'oro, perché se loro spostano un tasto di una form di 8 mm e vedono che le statistiche di conversione salgono, lì non c'è nessun manager che va convinto che quel tasto andava spostato di 8 mm, perché i soldi hanno questo potere di convincere tutti. Andiamo avanti. A questo punto abbiamo detto, i ROI, vi ricordate, abbiamo la possibilità di agire sui ricavi ma anche sulle spese. Per cui, cosa succede? Se noi non facciamo multitasking, è vero, abbiamo detto che non fare multitasking ci permette di rilasciare prima e incassare prima, ma in realtà agisce anche sulle spese, perché noi se ci mettiamo a lavorare su due cose contemporaneamente, stiamo cominciando a spendere, stiamo cominciando a pagare due sviluppatori, o uno sviluppatore che ha più tempo, o due grafici e due sviluppatori, o tre, oppure tre, insomma, anticipiamo il nostro investimento aumentando quello che era il termine, il denominatore della nostra formuletta sul ritorno di investimento. Se aumenta l'investimento iniziale, il nostro ritorno di investimento peggiora. Quindi c'è un costo diretto, dopodiché c'è anche il costo opportunità. Se io lavoro su due cose, il tempo che ho, diciamo, su una funzionalità A e sulla funzionalità B, il tempo che uso, e quindi è una spesa già, per la funzionalità B, la sto levando alla funzionalità A. Quindi di fatto, overall, abbiamo un costo di ritorno, un colpo di coda dannoso sulle nostre prestazioni. Inoltre, lavorare in monotasking mi permette di, senza danneggiare il ritorno di investimento, di posticipare le decisioni. Questo perché quello che noi vogliamo è di poter decidere all'ultimo momento responsabile. Se noi, quanti di voi lavorano su progetti di comunicazione o di sviluppo in cui viene tutto deciso oggi e si rilascia tutto fra 7 mesi, sapendo cosa servirà fra 7 mesi? Non siate timidi? Ok. Timidini. Per cui la questione qual è? È che se io oggi prendo delle decisioni, io queste decisioni le posso prendere solamente sull'informazione che ho a disposizione oggi.
ritardare le decisioni permette di fare decisioni, di prendere decisioni migliori, e anche questo qui è innominabile, nel senso la conoscenza ha una, l'unica cosa gratis della conoscenza è che ha senso unico, può solo aumentare. Ok? Perciò se io aspetto domani, domani ne saprò di più che oggi, su qualunque cosa, o almeno uguale, ok? Quindi se posticipare una decisione non ha dei costi, in realtà l'ultimo momento, il cosiddetto ultimo momento responsabile, è più in là di oggi. Perciò io tanto comincio a rilasciare le funzionalità che hanno un ritorno di investimento più alto, le rilascio oggi e aspetto a rilasciare quelle meno, che già so che sono meno fruttuose, perché in realtà potrei scoprire fra 2 settimane che in realtà è cambiata la moda e non serve più quella data funzionalità. Oppure che il mio pubblico nel frattempo è diventato abbastanza evoluto da apprezzarle, perché in realtà poi c'è anche tutto il problema dell'educazione a un certo tipo di comunicazione, a un certo tipo di funzionalità del proprio pubblico. E poi c'è un altro aspetto, dove sono? Ok, ok. Ho 10 minuti di problema. Ok, l'altro aspetto qual è? È quello del caso. Tutti i modelli economici sono quasi tutti i modelli economici sono basati su un determinismo che in realtà non fa parte della vita. Andiamo avanti, adesso capirete cosa intendo. Allora, Cristiano Rastelli nel 2009 all'Italian Agile Day disse, Cristiano Rastelli è quello della domanda di prima, disse, fece tutta quanta una giusta osservazione sulle metodologie di sviluppo agili, ma in realtà poteva essere estesa a qualunque metodologia di sviluppo, che assumono che il cliente sia una persona educabile che possiamo portare dentro il nostro processo, che possiamo convincere ad aspettare le giuste scadenze, che possiamo convincere a non cambiare idea su quello che ci ha chiesto, quando in realtà effettivamente perché non usare un modello che invece non tratti gli agenti come i clienti come agenti completamente casuali. Per cui non possiamo educarli, non possiamo, non, facciamo così, sono dei dati. Ogni giorno il mio cliente potrà cambiare idea. A cazzo. Ok? Benissimo. Allora facciamo così, invece di partire dall'ipotesi migliore e ogni volta stare lì a dire ma i miei clienti sono diversi, non posso fare sviluppo agile, oppure i miei clienti sono diversi, non posso pianificare. Ok, allora facciamo il contrario. I miei clienti sono pessimi, li odio, sono brutte persone, ma io devo comunque fare in modo di soddisfarli. Un po' come se i fratelli Wright, quando hanno inventato l'aeroplano, fossero stati a piangere in due da mamma perché c'era questa fallosissima forza di gravità che non ci faceva andare l'aeroplano. Ok? Più o meno questo è lo scenario psicologico in cui dovremmo porci. Esiste il concetto di valore atteso, questo è il secondo passaggio matematico delle slide, sarò breve. Il valore atteso è praticamente il valore medio di un fenomeno casuale, per cui se io tiro dei dadi, il valore medio delle somme, il valore medio dei dadi sarà 3,5. Non è un critico, non è che sono 1, 2, 3 da una parte, 4, 5, 6 dall'altra, alla fine il valore medio di tutte le misure sarà lì in mezzo tra il 3 e il 4, cioè 3,5. Benissimo. Avanti. Questo l'ho già detto. Quindi, ok, abbiamo una lista di funzionalità da rilasciare. Abbiamo detto prima, per esempio, nel modello che avevo fatto lì su Google Doc. Lì c'era, lì aveva un difetto quel modello. Primo era un modello, quindi in quanto tale è difettoso perché non descrive completamente la realtà. Ci sono un sacco di aspetti anche psicologici che quel foglio elettronico non considerava. Ma in più c'era anche un aspetto più matematico, meno psicologico, ma comunque aleatorio, che è il fatto che una funzionalità potrebbe non essere consegnata mai. Quante volte succede che un cliente cambia idea su una funzionalità? Non fate i timidi? No, comunque a Brescia funzionano benissimo. Ok. Per cui in realtà il valore a questo punto è, se io ho un prodotto pianificato, che qui chiamiamo product backlog per questioni di SEO, bravo, bravo. A questo punto, se io ho il valore atteso di un mio product backlog, non è la somma di tutte le funzionalità che ho pianificato,
ma è la lo dico in soldoni, però diciamo è quel valore massimo mediato sulla probabilità di consegnare tutte quelle funzionalità.